Dolcetto, scherzetto, scherzetto per favore e tantissimi! Benvenuti alla festa di Halloween più inquietante di sempre! Frankie è già al suo posto! Il buttafuori di Halloween ha un aspetto spaventoso! Ha una missione importante! Non far entrare gli ospiti con il cibo! Questa è una festa privata! Niente caramelle e niente cibo qui! Una bella sposa è arrivata alla festa! Ha un profumo dolce! Ma questa volta l'istinto di Frankie ha fallito! Non sta cercando di introdurre nulla! Ha solo un bel braccialetto! Lasciala passare! Oh, gioielli fatti di caramelle! È geniale! Sembra che Creepy abbia deciso di infrangere le regole! D'altronde, questo anello dolce e questa collana di caramelle sono adatti per diventare gioielli esclusivi! Caramelle? Addio! Non si può ingannare Frankie così facilmente! E intanto le ragazze si godono le loro caramelle sulla pista da ballo! Le perline fatte di caramelle sembrano proprio come quelle vere! Che delizia! Oh, buonasera signorina Vamp! Devo assolutamente perquisirla! Potrebbe nascondere un intero sacchetto di caramelle sotto quel mantello! Ha chiaramente lavorato sodo su questo costume! Quegli artigli sono così lunghi e molto affilati! Ok, ok! Non serve la violenza! Entra pure! I vampiri fanno venire i brividi! Come ha fatto? Sì, dovrei provare! Oh, un'altra Lady Artiglio! Manicure fresca? È bellissima! Anche se non è così affilata come sembra! Sì, la gomma da masticare al posto delle unghie è un'opzione più pratica! Ops, mi sono rotta un'unghia! Ci sono così tanti ospiti diversi. Ehi, Ghost, sei pronto per stasera? Frankie deve perquisirlo. Nessun cibo proibito trovato. Ed ecco il proprietario di un animale domestico. Tasche vuote, va bene, puoi passare. Sembra che anche Creepy abbia deciso di diventare un fantasma. Farebbe di tutto per andare a quella festa. Un altro? Sono un sacco di fantasmi, anche se è Halloween. Ecco cosa sta succedendo qui. Stai nascondendo delle patatine, vero? Frutta proibita al gusto di granchio. Fuori di qui. Oh, Lady Kruger. Anche lei vuole venire alla festa. Peccato che non tutti possono entrare. Frankie ha sentito l'odore di una salsiccia deliziosa. Sì, proprio così. Lady Kruger ha le salsicce al posto delle dita. Questo è un ottimo spuntino. Va bene, cibo proibito eliminato. Entra. Così sia, lascia che si diverta un po'. C'è sempre una blogger a una festa. Che strega affascinante. Ops, ma stasera non ci sarà nessun selfie inquietante. Telefoni e foto sono severamente vietati, almeno secondo le regole. Almeno avrete il tempo di parlare con i vostri amici. Il telefono, per favore. Ok, entra. Wow, questo è un vero angelo. E pioggia di marshmallow? Non fate finta che siano solo normali precipitazioni. Che arroganza! Non posso crederci. Gli angeli non dovrebbero essere virtuosi? Che sfortuna, l'angelo marshmallow viene rimandato a casa. Nessuna eccezione, nemmeno per gli esseri celestiali. Ci sono mummie di tutte le forme e dimensioni e possono anche essere in dolce attesa. È Halloween, in fondo, e tutto è possibile. Ehi, non toccare la mia pancia! Come un mostro simpatico, Frankie lascia entrare la futura mamma. Non posso crederci! È la prima volta che vedo una mummia incinta. Oh, wow! Che bella donna! Frankie è innamorato! Sarebbe imbarazzante far stare in piedi una ragazza così bella. Per lei farebbe qualsiasi cosa, anche lasciare il suo posto. Mentre Frankie flirta con un bellissimo spirito maligno, anche la mummia si diverte. Nell'antico Egitto questa è una danza così cool. Ma la sua pancia ha un aspetto sospetto. È ora
sembra che Frankie torni al suo posto. Bene, bene, bene. Vediamo cosa c'è sotto le bende. Una ciotola intera di caramelle. Calmati, Kruger. Ce n'è abbastanza per tutti. Che trucchetto utile. Ma Creepy non riesce a recitare in modo convincente il ruolo di donna incinta. Tesoro, devi coprire il cibo con qualcosa? Ma dai, va tutto storto. Sembra che Creepy stia esaurendo la pazienza. Frankie lascerà questa ciotola come ricordo. Questa è la decima strega della festa. E questa sembra essere discendente dei veri maghi. Litigare con una strega può essere pericoloso. Entra, entra. La strada per la festa è da questa parte. Sì, le streghe se la cavano sempre. Un cono gelato? Non ho ancora finito. Voglio portarlo dentro. Non vedi il cartello? Il cibo è proibito. Chi ha detto gelato? È solo un cuscino. Aspetta, devo prendere un campione. È vero. Sa di gomma piuma. Avanti. Wow, la festa è in pieno svolgimento. Sembra che la strega sia riuscita ad ingannare il buttafuori. Non berrà il punch della festa? Ha il suo cocktail. Ottenuto dalla ricetta segreta della nonna. Molto meglio. Molte persone indossano maschere alle feste di Halloween. Per esempio, questa Batgirl ha superato Frankie. Nessun problema. Forse può farlo anche Creepy. Ha solo bisogno di avere degli oggetti di scena. Questa zucca funzionerà perfettamente. Sono io, un'umile lanterna. Ma Frankie sospetta sempre delle zucche. Guarda che faccia sinistra. E ci potresti mettere un sacco di caramelle. Dammi la testa. Frankie è riuscito a sventare ancora una volta un'enorme operazione di contrabbando. Wow, quante delizie. Sembra che Creepy dovrà lavorare un po' di più per entrare. Wow, è un vecchio amico di Frankie. Ehi, mini zombie, come va? Sta andando bene? A quanto pare il tizio vuole stare fuori fino a domattina. Controllare un amico alla ricerca di cibo? Frankie sembrerà anche un mostro, ma non è così mostro. Eppure ha qualche domanda per la sua tetrazia. Questo ombrello sembra molto sospettoso. Ma è chiaro, guarda. Oh, divertiti. Benvenuti alla festa. Wow, da dove viene quel fumo? È meglio non creare problemi agli ospiti in questo modo. Spero che tu non venga a trovarmi. Entrate, entrate. Dolcetto scherzetto, entrambi. Che bel costume. C'erano un sacco di caramelle in quella falce. La morte è sempre gradita ad una festa di Halloween. Servitevi da soli, amici. Nikki non si è preoccupata abbastanza del suo costume. Questi marshmallow sulla corona si vedono troppo. Marshmallow? Dici sul serio? Con un accessorio dolce come quello, Frankie deve mandarla via. Sono stufo di chi infrange le regole. E questo chi è? Il clown danzante? Pennywise, perché il tuo palloncino non resta su? Sembra strano. E se non fosse un palloncino? Ma una scorta segreta di caramelle? Meglio essere sicuri che permettere l'accesso. Mandalo a ballare nella fogna. Il buttafuori non vi farà certo entrare con un cocktail. Quindi non vi resta che travestirlo da candelabro raccapricciante. Oh, arredamento speciale? Ma niente sfugge a Frankie. In fondo anche lui potrebbe gradire un gustoso cocktail. Un altro fallimento. Questo è il miglior amico con cui vuoi parlare? Non è la persona migliore, forse. Ma a volte anche uno scheletro può avere un cervello. E se Frankie va in pausa, puoi portare tonnellate di caramelle. Oh no, che fiasco! Frankie è furioso. Magari la prossima volta non urlare così. Oh, Creepy si è offeso, ma Frankie è inarrestabile. Il cibo proibito non può passare.
Wow, che fine ha fatto Creepy? Ha deciso di non violare più le regole. Se la strada per la festa è chiusa, può sempre invitare Frankie a un appuntamento. Perché non fare un picnic proprio all'ingresso? Che bella serata! Cocktail, caramelle, conversazione piacevole, altre caramelle, puro romanticismo. Questi mostri sono chiaramente fatti l'uno per l'altro. Frankie ha persino dimenticato il lavoro. Il che è molto conveniente per i nuovi arrivati. Se non c'è nessun buttafuori, possono portare alla festa tutti i dolcetti che vogliono. Frankie è troppo occupato ad essere innamorato per preoccuparsene. Halloween è stato il momento perfetto per incontrare qualcuno. Ti è piaciuto il video sul periodo più spaventoso dell'anno? E tu da cosa ti vestirai per Halloween? Scrivilo nei commenti. Se ti è piaciuto, metti un like a questo video. Iscriviti al nostro canale se sei nuovo e clicca sul campanello per non perdere nuovi video di TromTrom Select.